spesso i contratti che fino ad oggi sono stati somministrati, quindi a infermieri laureati, ma con contratti determinati e non direttamente con le aziende ospedaliere di rilievo nazionale, quindi parliamo di Aorn Antonio Cardarelli come Aorn Monaldi e tutte quelle che seguiteranno, quindi anche nel Salernitano, nel Casertano, parliamo anche del Policlinico, sì. Succederà che ad oggi i nostri colleghi infermieri, 77 per l'esattezza, 77 giovani infermieri laureati, formati dall'Antonio Cardarelli, verranno licenziati il 16/6/2016, o perlomeno, mi correggo, non verranno licenziati, ma a scadenza di contratto d'appalto tra Osmosi, che è l'agenzia interinale che ha vinto la gara d'appalto con l'azienda di rilievo nazionale Antonio Cardarelli, non verrà più prorogata per l'appunto il contratto d'appalto e di conseguenza questi 77 colleghi verranno buttati letteralmente a calci nel culo fuori dal lavoro somministrato. Questa cosa ovviamente verrà propagata anche per quanto riguarda il Monaldi, io sono in rappresentanza dell'ospedale dei Colli, sito Monaldi, parliamo anche di CTO e di Cotugno, e questo verrà spalmato su tutte quelle che sono le aziende di rilievo nazionale, parliamo di Policlinico, parliamo del Salernitano e parliamo del Casertano, anche, anzi nel Salernitano questa cosa è già attiva, già è successo. Quindi anche i colleghi del Salernitano sono nella nostra stessa condizione. Il problema è che questa, diciamo, questa lettera del licenziamento è stata completamente inaspettata, anche perché noi eravamo rimaste con le parole del Presidente De Luca che aveva intenzione di stabilizzare tutti i precari e noi questa è la domanda che ci poniamo oggi, ma questa stabilizzazione significa licenziarci, mandarci a casa in tronco a 77 persone e di conseguenza 77 famiglie, una cosa che adesso è successo noi interinali del Cardarelli, ma che sarà prossima anche a tutti gli interinali, dal mio collega che si trova al Monaldi, quello del Policlinico, il Salernitano già è successo, cioè improvvisamente tutte queste famiglie si sono trovate in mezzo a una strada, con un contratto che non ci scadeva adesso, il nostro contratto scadeva a novembre ed è stato anticipato praticamente il licenziamento per una mancanza di fondi dall'ospedale Cardarelli. Il rapporto utenza-infermieri non è assolutamente diciamo proporzionabile, soprattutto nel DEA, in quanto noi interinali, tutti gli interinali, la maggior parte interinali siamo stati messi nel DEA, cioè nel Dipartimento di Emergenza, quindi copriamo reparti di emergenza. Come in cui, pronto soccorso, dove invece di 11 unità operative ce ne sono 5. Cioè praticamente il rapporto paziente-infermiere, come ad esempio io sono in una terapia intensiva, dovrebbe essere un infermiere ogni due pazienti, noi in realtà siamo 4 infermieri per un totale di 40 pazienti, quindi noi ci mandano a casa e il concorso non è uscito, non riusciamo a capire come rimpiazzeranno le nostre presenze, siccome noi da un giorno all'altro siamo stati buttati in mezzo ad una strada. Licenziati senza una motivazione, con un carico di lavoro eccessivo.